Draghetto e Dragone vanno in biblioteca, un film di Giulia, Marilena, Silvana e Silvi, bibliotecarie di Afori. Mi piace tanto giocare in questo parco, è proprio divertente. Guarda papà, ma che cos'è quella casa laggiù? Non è una casa, ma una villa antica. Una volta ci vivevano principi e principesse. Ma sono ancora lì, papà? No, ora c'è una biblioteca. La vuoi vedere? Sì, mi piacerebbe tanto. Andiamo! È al primo piano. Vieni per di qua. Lo sai che una volta le principesse salivano proprio da queste scale? Bello! Mi piacerebbe portare anche Grisù. Peccato che lui però non possa salire le scale col suo passeggino. Ah, ma non ci sono problemi. Col fratellino potremo usare l'ascensore. È dall'altra parte. Ma noi oggi saliamo su di qua, come dei principi. Ecco, guarda, di là vanno i grandi, mentre da questa parte c'è uno spazio tutto per te. Vieni, entriamo, la porta è aperta, ci sarà la bibliotecaria. Ma non vedo nessuno, ma ci sarà qualcuno, papà? Sì, eccomi qua. Ah, ecco la bibliotecaria, vedi che c'era? Buongiorno, io sono Dragone. E io sono Draghetto. Oh, ciao a tutti, benvenuti in biblioteca. Entrate, io sono Giulia. Questo è un posto speciale dove potete viaggiare ad occhi aperti. Ci sono tante figure da guardare e le parole da leggere. Per di qua, venite! Fantastica questa sala! Che bello! Guarda, papà, uno specchio magico! Quanti libri! Eh sì, sono proprio tantissimi. Wow, che forte! Bellissimo! Se mi seguite, troverete un mare di storie in cui tuffarvi. Papà, ci sono anche i pesci! Sembra di essere nel mare! Oh, bellissimo! Un cielo gigantesco di fiabe in cui volare. Sto volando, che bello! Ehi, attento a non cadere. E poi c'è un prato! Hop! Che bello saltare! E ora via! Ma che bel posto questo, e quanti libri! Ma libri sui draghi ce ne saranno? Ma certo, ce ne sono tantissimi, ora te li cerco. Ecco qua, questo è il primo, poi ce ne sono altri, guarda che belli. Ma posso portare un libro a casa? Certo, ma hai la tessera della biblioteca? No. Ah, ma allora andiamo a farla al banco. Su, dai, andiamo. Adesso facciamo la tesserina e ti registro nel computer. Ma come ti chiami? Draghetto Draghetti. Ah, la tesserina è quasi pronta. Eccola qua. Che bello, una tesserina tutta per me, finalmente! Ok, ho preso nota che il libro ce l'hai tu. Ma posso tenerlo per sempre? No, i libri si tengono per sempre quando si comprano in libreria. Noi ora siamo in biblioteca. Questo libro te lo do in prestito. Lo tieni per un po' e quando hai finito di guardarlo, lo riporti indietro, così lo possono leggere altri draghetti e tu ne potrai scegliere un altro. Che bello, grazie, come sei gentile! Ma sei una principessa? No, sono una bibliotecaria, ma vuoi vedere una magia? Voilà! Per me tu sei una principessa e penso che ci vedremo spesso, sai? Perché mi piacciono tanto le storie e i libri e io ne prenderò tanti, tanti, tanti.
Bene, allora crescerai con noi perché in biblioteca si diventa grandi. Sono Sylvie e ho interpretato il draghetto. Sono Silvana e ho scritto il testo. Io sono Marilena e la mia voce è quella di Dragone. Io sono Giulia, la bibliotecaria. Sono Cristina e suono il flauto dolce. Ciao a tutti, ci vediamo in biblioteca!